sapesse che rivivere e cantare insieme. Alleluia, santo, santo, Dio potente, grandioso. Libro del profeta Isaia, capitolo 29, leggeremo dal verso 17 al verso 19. Profeta Isaia, capitolo 29, verso 17 a 19. A Dio la gloria. Ancora un brevissimo tempo e il Libano sarà mutato in un frutteto, e il frutteto sarà considerato come una foresta. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro, e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore, e i poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Preghiamo, Signore. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù e ti chiediamo ancora che la tua parola compunga i nostri cuori. Signore, non sia io a parlare attraverso la mia mente o quanto viene dai miei pensieri, ma sia il tuo Santo Spirito, Signore, a spingermi, a spingere la mia vita a condividere con il tuo popolo quanto tu vuoi dire. Parlaci dal cielo, nel nome di Gesù te lo chiediamo, che è benedetto in eterno. Amen. Sono dei versi bellissimi. In modo particolare tratteremo il 18 e 19. In quel giorno i sordi udranno le parole del libro, e liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno, gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore, e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Il Signore stabilisce un giorno. In questi versi che abbiamo letto questa mattina, un giorno nel quale Egli vuole benedire particolarmente il suo popolo. È un giorno di grande benedizione per il popolo di Israele, è un giorno di grande cambiamento per questo popolo che era afflitto, era soggiogato da popoli stranieri, era schiavo, era oppresso. E finalmente il Signore parla attraverso il profeta Isaia e dice che ci sarà un giorno in cui tutto questo finirà. Ora, fratelli e sorelle, Israele vedrà un giorno glorioso dopo il ritorno di Cristo sulla faccia della terra, in cui veramente i loro occhi si apriranno, ma per noi che leggiamo questa parola questa mattina possiamo dire che questo giorno già si è verificato.
per mezzo di Cristo Gesù il Signore. Egli ha compiuto questa promessa ed egli dichiara ancora per noi oggi: ecco il giorno che io ho preparato perché questa parola che abbiamo letto si verifichi, ovvero i sordi odano le parole del libro, vengono liberati dalle tenebre e vedano, gli umili abbiano abbondanza, i poveri abbiano ricchezza. Questo è il giorno che Dio vuole fare, realizzare per tutti noi. Voglio però con voi considerare una cosa: questo è quanto il Signore promette e questo è quanto il Signore realizza, ma lo realizza attraverso un processo che non è mutato ancora per noi oggi. Israele sarà cambiato, Israele sarà trasformato, Israele godrà queste benedizioni, però dovrà attraversare un periodo particolare. Prima che Israele riceva quanto Dio ha preparato, deve riconoscere la propria condizione, deve riconoscere la propria posizione davanti al Signore. Il Dio ci ha provveduto una grande possibilità, ma il Signore non benedice quelle persone che non riconoscono la propria condizione. Se questa mattina noi siamo in questo luogo e possiamo testimoniare del bene che il Signore ha fatto per tutti noi, dobbiamo sicuramente dire che Dio è stato buono, Dio è stato misericordioso, però dobbiamo ammettere che c'è stato un momento in cui il Signore si è messo vicino a noi e ci ha rivelato quella che era la nostra condizione. Per cui per la nostra condizione noi abbiamo confessato il nostro peccato, ci siamo pentiti dei nostri errori, abbiamo visto l'espiazione dei nostri peccati e questo ha aperto le porte del cielo e noi siamo stati benedetti dal Signore. Ma pensate che l'amore di Dio sia un amore incosciente. L'amore di Dio è un amore vero. L'amore di Dio è un amore che cambia, che trasforma. Non serve a nulla fare del bene ad un ladro e dire: siccome ti voglio bene e voglio aiutarti, ti aiuto in questo modo, ti voglio dare tante ricchezze in un modo disinteressato. Questa ricchezza non cambierà la natura di quell'uomo. Questo bene, questo dono che noi avremo fatto, non gli farà del bene a quella persona. Così agisce Dio. Dio non vuole solo fare del bene alla creatura, ma vuole cambiare la condizione di ogni persona. Israele sarà benedetto dal Signore solo dopo aver conosciuto e compreso la propria condizione, aver ricevuto il perdono procurato dal sacrificio di Cristo Gesù, che ha offerto per noi se stesso, morendo sulla croce. Oh, questa mattina, se tu sei come un sordo, se tu stai vagando nelle tenebre, se tu sei una persona umiliata dalle angherie che ti circondano, se ti senti misero, di una miseria che è il risultato di una depredazione, di una privazione di tante cose che ti sono state tolte, se tu vuoi essere aiutato, Dio te lo dice, ti vuole aiutare, però dobbiamo riflettere su quanto è avvenuto nella nostra vita, perché altrimenti, come il Signore ci darà qualcosa, presto noi torneremo a perderla e sarà tutto inutile. Vogliamo dire: Signore, cambia la mia vita, cambia la mia condizione, cambia la nostra condizione. È necessario ammettere la propria condizione. Ci sono tanti testi che affermano questo. Geremia capitolo 14, il verso 7 dice: è una preghiera di confessione per tutto il popolo. Signore, se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, opera per amore del tuo nome, perché le nostre infedeltà sono molte. Noi abbiamo peccato contro di te. Non dobbiamo andare a Dio e dire: Signore, aiutami.
Dovremmo imparare anche ad ammettere che abbiamo sperperato quello che il Signore ci aveva dato. Dobbiamo riconoscere la nostra natura. Dobbiamo ammettere che probabilmente abbiamo seguito una strada sbagliata, ci siamo fidati troppo di noi stessi, del nostro io, del nostro ego, e abbiamo fallito. Ed ora, Signore, confessiamo il nostro peccato davanti a Te. Osea dice, Osea 14, verso 2, preparatevi delle parole e tornate al Signore, ditegli, perdona tutte le iniquità e accetta questo bene, e noi ti offriremo invece di toni l'offerta delle nostre labbra. Ora, cari fratelli, questa capacità di riconoscere la propria condizione non è una capacità naturale, propria dell'essere umano peccatore nel peccato, ma questa è un'opera che viene compiuta dall'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, compie quest'opera nella vita degli uomini. Gesù disse: è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà poi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Gloria a Dio per lo Spirito Santo. Ora, questa mattina il Signore è come se ti sta dicendo: fermati, voglio che lo Spirito Santo parli al tuo cuore. Ogni volta che leggiamo la parola, noi dovremo sentire il Signore, il Padre o il Figlio che ci dice: fermati, figlio mio, lo Spirito Santo deve parlare con te. E quando lo Spirito Santo ci parla, per i fratelli è una cosa meravigliosa, e quando lo Spirito Santo ci parla, siamo sulla buona strada per vedere veramente un grande cambiamento. L'uomo ha bisogno di Gesù, anche se non è disposto molto spesso ad ammettere che ha bisogno di Gesù. Anche chi non lo dice ha bisogno di Gesù. Lo dice la parola di Dio, la Bibbia dice che tutti hanno bisogno di Gesù perché tutti hanno peccato. Ora, se tutti hanno peccato, tutti hanno bisogno di Gesù. Romani capitolo 3, verso 27 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani capitolo 3, verso 10 dice che non c'è nessun giusto, neppure uno. Voi potete immaginare, cari fratelli, che sulla terra non c'è c'è qualcuno che non ha bisogno di Gesù? No, fratelli e sorelle, tutti hanno bisogno del Signore, ma non tutti sono disponibili ad ammettere la propria condizione, perché non sono compunti dallo Spirito Santo. Dio sia lodato, perché è arrivato in tempo. Per la maggioranza di noi stavamo rovinando ogni cosa, ma un giorno è venuto lo Spirito Santo che ci ha parlato e ci ha detto: ma tu dove pensi di arrivare continuando per questa strada? Ma tu cosa pensi di fare continuando per questa via? Gloria a Dio per lo Spirito Santo. Io non posso dirvi che queste sono le testuali parole che ho sentito un giorno nel mio cuore quando Dio mi ha salvato, ma posso dirvi che questo era il concetto. Il Signore mi ha fatto capire che ero un miserabile, che avevo bisogno di essere aiutato, che non dovevo essere testato e che non avevo dalla parte nel cielo un giudice spietato che voleva condannarmi, ma c'era uno che voleva aiutarmi, perché sapeva che se non fossi stato aiutato in tempo, forse domani sarebbe troppo tardi. Caro amico, amica, fratello, sorella, accetta l'invito del Signore. Non arriverà un miracolo, non arriverà per te l'aurora se prima tu non riconosci di aver bisogno del Signore e di aver fallito nella tua vita con i tuoi ragionamenti, con i tuoi pensieri. Fratelli e sorelle, abbiamo fallito prima di conoscere il Signore, e molte volte falliamo pure dopo aver conosciuto il Signore. La parola peccato dà questo senso, mancare il bersaglio. Quante volte abbiamo fallito, e ogni giorno noi dobbiamo dire: Signore, aiutami,
perché riconosco di aver ancora bisogno di te. Prendimi per mano e guidami, portami avanti. È una forma di orgoglio nel genere umano che gli impedisce di ammettere la propria condizione. È più forte di noi, non possiamo ammettere. Io sbaglio, no, gli altri sbagliano, per carità, no, io non sbaglio mai. Cioè, questa tendenza nel genere umano è più forte di noi. Un giorno Gesù guarì un cieco, il fatto è riportato in Giovanni al capitolo 9, verso 40 e 41, il testo che io vi cito, e in quel giorno lui guarì quel cieco, volendo anche testimoniare ai presenti che non era solo quel cieco ad aver bisogno di essere guarito dalla cecità, ma c'erano tante persone che ci vedevano di una vista fisica, ma non ci vedevano spiritualmente, erano ciechi spiritualmente. E quando Gesù ti cercò di dare questo messaggio, le persone si scandalizzarono. Tra questi farisei che erano con lui, udirono queste cose e dissero: siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Perché voi dite di essere a posto, fratelli e sorelle, noi non siamo a posto. Apocalisse capitolo 3, verso 17 e verso 19, il Signore non scrive al mondo, ma scrive proprio alla chiesa di Laodicea, una chiesa che credeva di essere a posto. E dice: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Togli l'orgoglio. Questa mattina non essere orgoglioso davanti al Signore, perché Dio ha delle promesse che ti ha fatto. I ciechi vedranno, i sordi udranno, i poveri saranno arricchiti e gli umiliati saranno difesi, sostenuti dalla potenza che viene dal Signore. Si viveva ai tempi del profeta Isaia una vita di nascosto. Lo stesso capitolo che abbiamo letto, il capitolo 29, dice proprio questo. Il verso 15 dice: guai a quelli che si allontanano dal Signore in luoghi profondi per nascondere i loro disegni, che fanno le opere nelle tenebre e dicono: chi ci vede? Chi ci conosce? Che perversità è la vostra, dice il Signore, che perversità è la vostra. Come fai a dire di non aver bisogno del Signore? Abbiamo continuamente bisogno del Signore. La nostra condizione, fratelli e sorelle, si rivela drammatica quando noi ci confrontiamo con la parola del Signore. Le prime volte che leggiamo la parola di Dio veramente andiamo in crisi e diciamo: ma come è possibile che la tua parola mi dichiara così sporco? Come è possibile? Non pensavo di essere in questa condizione davanti alla tua parola. Rimaniamo senza forza, esanimi, come morti davanti alla parola del Signore. Quando comprendiamo il senso della croce e quando comprendiamo che Gesù sulla croce è morto per i peccati degli uomini, per i tuoi peccati, tu pensi quanto è stata grave la tua condizione. Quanto è grave la mia condizione, che non fu sufficiente per Gesù elevare una preghiera e dire: perdona loro perché sono dei peccatori. Non bastò una parola di Gesù per cambiare la nostra condizione, ma noi eravamo tanti immersi nei peccati che Cristo Gesù è dovuto morire sulla croce per le mie miserie, per le tue colpe. E se io non riuscissi con la mente a comprendere quanto è grave la mia condizione davanti a Dio, la crocifissione di Cristo, la morte di Cristo, mi fa capire quanto orrenda è la mia vita senza il Signore. La tua vita senza il Signore e la sua risurrezione
ci fa vedere quanto è gloriosa la sua benedizione. Dopo che i nostri peccati vengono cancellati e sepolti, la sua resurrezione ci fa vedere quanto è bello essere guariti dopo aver ammesso la propria condizione per i propri peccati, Signore nostro. Fammi capire quanto sono caduto in basso, in modo da comprendere quanto è grande la tua misericordia e quanto è prezioso il perdono che tu mi hai offerto. Se continuo ad andare avanti in questa condizione, la Bibbia dice che io sono sordo, che io sono cieco, che io sono umiliato. Questo dichiara la parola del Signore. Siamo sordi in che senso? Non riusciamo a sentire quello che viene dall'Eterno. Arriviamo a quel punto in cui la nostra mente si riempie di messaggi sbagliati, che noi non riusciamo a sentire più quanto Dio ha preparato per noi, il giusto, le cose giuste, non riusciamo a sentirle più, e non riusciamo nemmeno a sentire più le parole di vita. Gloria al nome del Signore, perché vi devo dire una cosa molto importante: per via del peccato noi ci dirigevamo alla disperazione, ma quando lo Spirito Santo ha compunto il nostro cuore, abbiamo incominciato a sentire parole gloriose da parte di Gesù, che prima non riuscivamo a sentire. Abbiamo sentito dal cielo Gesù che ci diceva: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, e io vi darò riposo. Oh, io vi dico che molte volte ce lo dicevano, ma quando il Signore ha compiuto quell'opera nella nostra vita, abbiamo sentito Gesù che ce lo diceva, è vero? Prima non lo sentivamo. Prima qualcuno ci diceva: Dio ti ama, e noi dentro di noi dicevamo: ma dov'è quest'amore di Dio? Dov'è? Sì, se mi ama, se mi amasse, io non mi troverei in questa condizione. Ma quando lo Spirito Santo ci ha convinto di peccato, abbiamo visto che Gesù è morto per noi, noi siamo stati crocifissi con Cristo Gesù, abbiamo sentito Gesù che ci diceva: io ti ho amato prima che il mondo fosse, io ti amo, tu sei prezioso agli occhi miei, sei pregiato, sei stimato, e io ti amo. Oh, la puoi sentire tu la voce di Dio? La vuoi sentire la voce del Signore? Io non so quale parole tu devi sentire, ma io ti voglio dire che non hai bisogno di sentire parole di uomini, ma Gesù vuole parlare al tuo cuore e vuole liberarti da questa sordità, vuole darti un orecchio per dire parole gloriose. E l'apostolo Pietro, quando alcuni se ne andarono perché Gesù parlava in un modo molto franco e dicevano: il tuo parlare è duro, ma nonostante questo Pietro, rispondendo a Gesù e rispondendogli che non voleva andarsene, disse: dove ce ne andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Faccio dire la tua voce: apri le nostre orecchie. I ciechi vedranno. Qualcuno in questa mattina ha avvolto la tenebra. Io non credo che la parola di Dio arriva a caso, io credo nella parola profetica. Io ho visto, mentre leggevo questa parola, qualcuno che camminava in mezzo alle moschie, all'oscurità. Ieri sera, tornando da Cosenza, passavo nella città e c'era una nebbia che non si vedeva nulla, e siccome già meditavo questa parola ieri, mi veniva proprio in mente quanto è reale questa condizione. Certe volte ci troviamo così, camminiamo nell'oscurità, non riusciamo a vedere nulla. E domani che sarà di me? Boh, io non riesco a vedere nulla. No, fratello e sorella, questa mattina grida al Signore il tuo bisogno, perché dice la parola del Signore, lo abbiamo letto: in quel giorno, liberati dall'oscurità delle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Dice la parola di Dio che quello che non è salito nel cuore degli uomini, che nessun occhio ha visto, che nessun orecchio ha udito, sono queste le cose che Dio ha preparato per coloro che crederanno nel suo nome.
Gloria al nome del Signore, fammi vedere. Signore, apri i miei occhi. Apri i miei occhi per vedere che c'è una risposta pronta per la mia vita. Oh, tu non devi vivere nella disperazione, caro amico, tu devi avere la mano aggrappata a quella di Gesù. Tu devi vedere quante gloriose promesse Dio ha preparato per noi. Siamo sulla terra, ma già vediamo il cielo, già vediamo la gloria di Dio. Riesci tu a vederlo questa mattina? In quel giorno lo vedranno. Signore, fai che questo sia il giorno. Dice la parola di Dio, gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore. Ora, questi umili non è l'umiltà acclamata nelle beatitudini, Beati gli umili di cuore o i poveri di spirito. Qui non è propriamente quell'umiltà. Quell'umiltà è osannata ovviamente dalla parola di Dio, perché l'orgoglio precede la caduta, ma l'umiltà precede o va avanti alla gloria. Amen. Dio vuole che noi siamo umili, ma qui si parla di umiliazione. Persone che vengono derise, persone che vengono maltrattate, persone che vengono umiliate, persone che stanno subendo una forte frustrazione. Io non so se qualche volta vi è capitato di sentirvi umiliati, di sentirvi abbassati, perché altre persone, vedendo la vostra condizione di bisogno, vi calpestavano. C'è questa cosa che il peccato purtroppo ci porta a vivere alle volte. Nulla da dire, nulla contro il lavoro meraviglioso e stimabile, quello di guardare per esempio i maiali, ma nella storia del figliol prodigo questo episodio fu un'umiliazione. Il figliol prodigo non aveva bisogno di andare a guardare i maiali e nemmeno di mangiare i baccelli dei maiali, ma il peccato, l'allontanamento da Dio lo stava piano piano mettendo in condizioni di essere umiliato. Il male ti sta umiliando, tu stai facendo delle cose tremende che non si possono nemmeno dire e pensare. E certe volte ci sentiamo umiliati perché non riusciamo ad essere liberati da una certa condizione. È vero o no? Dice l'Apostolo Paolo, il bene che io non voglio non lo faccio, il male che io non voglio, quello lo faccio. Si sentiva costretto dal male, umiliato dal male. Ma gloria a Dio, fratelli e sorelle, che il Signore Gesù è potente da liberarci da ogni umiliazione. A quella donna peccatrice, adultera, la stavano per lapidare, vi ricordate? L'avevano gettata a terra, la stavano umiliando, e il Signore mise fine a quella umiliazione. E quando a un certo punto gli accusatori se ne andarono, disse: no, ma dove sono i tuoi accusatori? Non c'è nessuno qui che ti condanna, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amen. Mette fine all'umiliazione. Dio vuole che tu esca da questa riunione libero in quel giorno. Io voglio essere liberato, tu lo devi ripetere al tuo cuore. Io non voglio che il male bussi alla mia vita. Io non voglio che le persone continuino a ridere di me perché mi vedono debole, mi vedono fragile. Io non voglio continuare ad andare avanti così. Nel nome di Gesù, liberami, Signore. Cambia la mia condizione. C'è potenza nel nome del Signore. E tu non sarai più umiliato, ma Dio ti eleverà a condizioni di figliuolo di Dio. Ed infine i più poveri tra gli uomini esulteranno. Quanta miseria c'è nell'uomo peccatore. I discorsi degli uomini oggi sono veramente miseri, frivoli. Camminate per le strade. Quando si parla fra persone c'è tanta volgarità. È vero, si parla in un modo molto, molto basso, si fanno discorsi poveri, sembra che l'uomo non abbia veramente nulla da dare. E vi dico che questa purtroppo è la condizione, non ci sono altri argomenti, maldicenza,
impurità, volgarità, oscenità, bestemmie. Nelle famiglie non c'è più valore, è vero o no? Quanta povertà, anche questa povertà Dio la vuole cambiare, dando alla tua vita dei doni che ti rendono veramente ricchi in quel giorno. Se questa mattina tu puoi dire: io l'ho vissuto questo giorno, perché le mie orecchie hanno incominciato ad udire, i miei occhi hanno visto, la mia condizione di umiliazione è cambiata, non sono più povero, Dio mi ha dato veramente delle virtù speciali, mi ha dato conoscenza, mi ha dato intelligenza soprannaturale che è sufficiente per tutte queste cose. Se queste cose sono verificate nel tuo cuore, fratello e sorella, ringrazia il Signore. Anche se stai camminando nel buio, se sei assillato di messaggi che ti spingono a farla finita, se ti sei umiliato da qualcuno che sta abusando della tua vita, se sei impoverito dal peccato, questa mattina grida al Signore, perché il sangue che Gesù ha versato al Calvario ancora è efficace di cambiare ogni genere di condizione. Confessa il tuo peccato davanti a Dio, mettiti a piedi nella croce, guarda come viene spiato ogni tua colpa e poi risorgi con Cristo Gesù a nuova vita e vedrai che quel giorno, oggi, è il tuo giorno che si compie per te, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Adoriamo il Signore. Dio.